Avviso per gli spettatori. La pirateria audiovisiva è un reato. Chi utilizza online, acquista o noleggia materiale pirata, rischia sanzioni fino a 1.032 euro. Chi trae profitto dal commercio di materiale audiovisivo illegale, rischia fino a 4 anni di reclusione e fino a 15.500 euro di multa. Mentre, a chi ha fatto falsa testimonianza sulla P2, a chi è accusato di corruzione, di tangenti alla Guardia di Finanza, di finanziamento illecito ai partiti, a chi è accusato di falso in bilancio, frode fiscale, corruzione in atti giudiziari e concussione, a quello non gli fanno una sega. Quindi, dai retta a me. Basta con la pirateria e inizia a rubare seriamente, che è meglio. Thank you.